a mio tiro, quest'oggi nel nostro poligono vi parliamo di un tipo di bersaglio reattivo specificamente concepito per l'aria compressa che è molto diffuso soprattutto negli Stati Uniti ma si sta diffondendo anche in Italia. È prodotto da un'azienda spagnola, si chiama Flip Target, modello Cadet. La struttura è semplicissima, è fatta da due parti polimeriche che si congiungono tra di loro in maniera elementare. In questo modo praticamente il bersaglio appoggia per terra mostrando sulla verticale sempre una di queste palette. Quando viene colpito dall'aria compressa si gira e mostra l'altra paletta. In questo modo il bersaglio è reattivo, nel senso che dà immediata conferma al tiratore del fatto che è stato colpito, ma nello stesso tempo non richiede nessun tipo di intervento ulteriore e quindi si può continuare a sparare a piacimento. Naturalmente è particolarmente indicato per l'utilizzo all'aperto, ma si può utilizzare anche a chiuso. È strutturato per qualsiasi tipo di aria compressa, diciamo che per quelle di libera vendita in Italia fino a 7,5 Joule la distanza minima di impiego è all'incirca di 15 metri, con le aree compressa di alta potenza la distanza minima di impiego è dai 30 metri in avanti. Naturalmente con le più potenti in assoluto, cioè le 6,35 o le calibro 22 full power da anche 50 Joule, la distanza minima di impiego è preferibile che sia di 40-50 metri. Non resta che il collaudo, abbiamo piazzato il nostro flip target a una distanza di 15 metri e ci accingiamo a sparare con una carabina BSA Buccaneer calibro 4,5 mm, libera vendita al di sotto dei 7,5 Joule.